Voi quale avete scelto? Io ho scelto la tipologia B, l'ambito socio-economico, che trattava sulle nuove tecnologie e sull'influsso che queste hanno sul lavoro. E tu? Io tipologia D, B, ambito artistico-letterario, riguardante la natura, vista in modo idilliaco e distruttivo. Ma ve le aspettavate questo tipo di tracce qui? Questo tipo in particolare no, ma comunque sono anche le tracce che simili a quelle che abbiamo fatto durante l'anno scolastico. Quindi i temi più o meno, sì, i temi diciamo, più o meno erano quelli. E invece per quanto riguarda l'autore, che è stato un po' sconosciuto, non l'avevate trattato? No, però non era difficile, poi no, il tema che c'era nella sua poesia era comunque un tema già trattato. Ma qualcuno l'ha fatto, sapete? Sì. Oh, allora tu dici, l'hai scelto, non l'avevate fatto però in... No, non avevamo fatto Caprari, è stata abbastanza una sorpresa perché ci aspettavamo che uscisse un altro autore, però è stato abbastanza piacevole perché comunque era un tema che avevamo affrontato con altri autori, quindi abbiamo potuto fare un collegamento abbastanza sostanzioso con quello che avevamo già fatto. Quindi era fattibile, anche era fattibile, se inaspettato, sì. Insomma. Sì, storico-politico. Storico-politico. Sulle ricostruzioni. Sulle distruzioni e le ricostruzioni. Come ti è sembrato? Non era troppo difficile, poiché si parla dell'alluvione di Firenze, quindi è un punto a nostro favore, dato che siamo qui. Giusto, quindi insomma l'hai trovato abbastanza fattibile. Abbastanza fattibile e scorrevole per ciò che è successo anche l'ultimo terremoto, sì, sono soddisfatto. Bene, tu invece qual hai fatto? Io ho fatto lo stesso suo, saggio breve, ambito artistico letterario con il tema la natura. Com'è l'impatto con il primo giorno della maturità? Strano, però alla fine per quello che abbiamo fatto è stato un tema come tanti altri, il problema più che altro arriverà domani.